Dalle regole sugli spostamenti a quelle per le scuole, fino al coprifuoco e all'apertura di negozi, bar e ristoranti, il governo ha inviato nella notte alle regioni la bozza del nuovo DPCM che contiene le misure in vigore fino al 15 gennaio. Dopo giorni di riunioni e di confronti, questa mattina si è svolta un'ulteriore conferenza delle regioni e delle province autonome, convocata da Giovanni Toti. A fare le veci di Francesco Acquaroli, in collegamento c'era il vicepresidente della Regione Marche Mirko Carloni, che con tono deciso ha detto la sua sulle modalità non condivise con le quali il governo sta portando avanti la battaglia per evitare la diffusione dei contagi. Volevo esprimere il nostro disappunto per questo modo di procedere del governo. Abbiamo ricevuto questa notte la bozza che, come è stato già detto, non tiene in alcun conto le nostre posizioni, ma nemmeno quelle concordate in conferenza delle regioni, che mi sembravano tutte molto intelligenti e apprezzabili. E questa cosa è veramente triste, perché i sentimenti negativi rispetto a queste scelte stanno arrivando, gli effetti li sentiamo, e c'è un grande disappunto perché questo modo di fare crea un danno al nostro territorio enorme. Noi siamo un territorio di fatto di piccole realtà, di piccoli comuni. Pensate che solo 15 comuni superano i 20.000 abitanti, quindi la penalizzazione sulla mobilità intercomunale è davvero tanta. Inoltre, i ricongiungimenti familiari per noi saranno un problema molto sentito, perché tra i piccoli comuni il giorno di Natale non ci si potrà spostare, questo creerà un impatto sociale molto alto. E voglio dire anche a questo punto una cosa, perché siamo diventati zona arancione ingiustamente. Da un momento all'altro i sudati RT che già cominciavano a scendere. E l'RT da noi cominciava a scendere perché comunque avevamo fatto delle ordinanze che mettevano in sicurezza già la nostra popolazione. Il fatto di essere diventati zona arancione non ha in alcun modo cambiato la curva che stava già scendendo da prima, ma ha soltanto danneggiato ingiustamente le attività economiche. E quindi credo che con questa prospettiva di mancanza di dialogo e di confronto che è soltanto formale, ma di fatto non c'è nulla di sostanziale, quando un governatore o addirittura tutta la conferenza fanno delle proposte congiunte, di fronte a questo modo di procedere io sono assolutamente concordo con chi mi ha preceduto che non è opportuno esprimere alcun parere, perché è evidente che del nostro parere non interessa a nessuno.